Noi continuiamo a parlare di arte. Saro Di Bartolo, artista fotografico italo-americano, sarà presente fra qualche settimana a Torre Archirafi con una mostra che ha già visto notevoli consensi, trattandosi di un viaggio indietro nel tempo. Saro Di Bartolo, nativo della terra di Sicilia, ma per molti anni ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha avuto modo di migliorare le sue capacità professionali nel campo della fotografia. Doti che ne hanno fatto un artista poliedrico in questo campo. Appassionato di storia, arte e costumi dei popoli, ha realizzato diversi reportage in varie parti del mondo. Sue immagini sono apparse su varie pubblicazioni, fra cui Airone, I Viaggi, Qui Touring, Max, Geo Travel Magazine. Tra le sue realizzazioni editoriali, Geo Pomodoro alla Biennale di Venezia, al Fashion Institute of Technology Museum di New York, Tesori d'Arte e Fede della Regione Emilia-Romagna. Ricca la bacheca dei riconoscimenti, con fra gli altri il primo premio su 15.000 partecipanti promosso dalla United Airlines, il premio speciale per l'ambiente del Ministero del Turismo della Turchia, prescelto a Los Angeles insieme ai migliori fotografi naturalistici del mondo per un prestigioso calendario. Saro Di Bartolo si appresta ora a presentare a Torre Archirafi dal 20 luglio una mostra fotografica intitolata Bangladesh, che in giro per il mondo ha visto già giudizi altamente positivi per il reportage compiuto insieme alla moglie. Ho avuto il piacere di poter esporre in varie sedi questa mostra in particolare, che si svolgerà dal 20 al 26 luglio. L'ho già esposta a Lucca, qui nella zona è stata esposta recentemente presso la sede della Federazione Italiana di Fotografia ad Augusta e poi in svariate altre località. In particolare questa qui è una mostra che si svolgerà presso il Palazzo Vigo di Torre Archirafi e devo ringraziare l'assessore Carlo Copani, che persona lungimirante, che sta veramente sviluppando molto le attività culturali sul territorio ripostese, mi ha invitato a poter così far conoscere le mie opere. È una raccolta di immagini realizzata durante l'arco di 3 settimane in Bangladesh, un paese che a noi è veramente sconosciuto, però molto affascinante sotto il punto di vista culturale, interessantissimo sotto il punto di vista della documentazione e quant'altro. E io lo definisco quello che ho fatto un viaggio indietro nel tempo, perché ci troviamo in situazioni, in contesti, diciamo, di modalità di vita molto lontane dalle nostre, e quindi sono esperienze molto molto forti. Le foto hanno ricevuto diverse gratificazioni a livello appunto di interesse, proprio per il fatto che presentano quello che è un mondo che, differendo così tanto dal nostro, ci permette di conoscere emozioni e ci aiuta anche in qualche modo a capire meglio quello che avviene da noi quando queste persone giungono da lontano, quelli che possono essere i gap culturali, anche sociali, e quindi questo fa capire il perché è importante anche conoscere un pochino gli altri e comprendere meglio le realtà.